Ciao a tutte ragazze, benvenute in questo nuovo video. Oggi, come avrete visto dal titolo, parliamo di tonificazione e del perché non esiste. Per chi fosse nuovo intanto e magari ancora non mi conosce, io e il mio compagno abbiamo appunto una società a Dubai che si occupa di far ottenere alle persone la versione migliore di se stesse, sia a livello estetico, quindi ottenere una migliore forma estetica, ma anche di ottenere un buon rapporto con il cibo, con l'allenamento e far sì che questo sia duraturo nel tempo e sostenibile attraverso un percorso online e personalizzato. Quindi è proprio per questo motivo che ogni giorno mi trovo a parlare con le mie clienti e mi rendo conto che sull'argomento della tonificazione ci sia da fare un attimino di chiarezza in più. Tante ragazze che seguo personalmente, quando iniziano il percorso con me, appena mi inviano il modulo di anamnesi iniziale, arrivata al momento di scrivere il loro obiettivo, leggo molto spesso "voglio tonificare senza aumentare la mia massa muscolare". Ecco, questo è proprio quello che non è possibile. Adesso andiamo un attimo a vedere il perché non è possibile. Cercherò di farlo in parole molto povere per far sì che questo concetto sia capito da chiunque e che, diciamo, venga fissato bene in testa, perché ci tengo che questo pensiero, diciamo, venga rimosso. Ecco, partiamo da questo presupposto: il nostro corpo è composto da tantissime cose. Oggi però ci concentreremo in particolare su muscoli, ossa e adipe, ovvero grasso. Allora, iniziando dalle ossa, ovviamente sono quelle e non si possono cambiare, quindi non esiste avere le ossa grosse, essere più robusta per le ossa grosse o discorsi del genere. Quella è tutta un'altra questione, e se siete grosse non si tratta di ossa, ma si tratta semplicemente di adipe e quindi grasso in eccesso. Quindi le ossa non si cambiano e sono quelle. Ci sono delle minime differenze tra chi ha le ossa leggermente più grandi rispetto ad altre persone, ma si parla di pochissimi grammi in un intero corpo, quindi capite bene che non fanno assolutamente la differenza. Passando invece all'adipe, non si trasforma in muscolo, quindi quello che voi chiamate tonificazione molto spesso viene inteso come l'adipe che magicamente diventa muscolo. Ecco, questo non è assolutamente possibile. L'adipe si può ovviamente togliere facendo però una dieta personalizzata, e attenzione, ho detto dieta personalizzata e non dieta estrema, dieta drastica, dieta che non include categoria di alimenti come carboidrati, ma appunto facendo una dieta personalizzata e ben bilanciata che ci permette di avere un deficit calorico e quindi rimuovere l'adipe, ovvero grasso in eccesso. Quindi l'adipe non si trasforma in muscolo. Passando invece al muscolo, non è possibile renderlo più tondo, più duro, più tonico, chiamatelo come volete, senza aumentare la sua massa. Quindi l'unico momento in cui, diciamo, si ha questo effetto di muscolo più tondo, più duro, senza averne realmente aumentato la sua massa, è magari appunto durante un allenamento di quel muscolo specifico. Esempio, se io alleno i glutei, magari durante l'allenamento e a fine allenamento vedrò il classico detto pump, ok? Quindi gluteo più tondo, gluteo più alto, gluteo più duro, ma è un effetto che svanisce nel giro di qualche minuto, perché appunto si tratta solo in una situazione momentanea data dal fatto che state allenando quel determinato muscolo. Ma se si vuole avere appunto quell'effetto di gluteo più alto, gluteo più tonico, eccetera, e che sia duraturo nel tempo, è necessario costruire massa muscolare. Quindi non si può tonificare senza costruire massa muscolare. Diciamo che tonificazione lo userei come un termine meno specifico di aumento della massa muscolare. Quello che voi definite come tonificazione sarebbe appunto l'aumento della massa muscolare e con conseguente perdita di adipe, che quindi permette di rimodellare il corpo o una determinata zona del corpo che ci interessa. Facendo ancora un altro esempio, oltre a quello dei glutei, che spesso mi viene chiesto sia su Instagram sia dalle ragazze che appunto si approcciano per i primi momenti al percorso di coaching online con me, è: voglio tonificare la pancia, ovvero rimuovere il grasso tonificando la pancia. Ecco, questo proprio diciamo che quasi non è possibile. Perché questo? Perché 99 su 100 il vostro addome non si vede, per il semplice fatto che c'è dell'adipe sopra. Quindi la prima cosa da fare è rimuovere quell'adipe. Ovviamente l'addome è un muscolo e va allenato, senza però esagerare, perché spesso vedo persone che fanno addominali e addominali ogni giorno, andando anche magari ad ingrossarlo eccessivamente, oppure ad allenare gli obliqui e quindi, nel caso delle donne, a rendere anche il girovita più largo.
largo. Quindi l'addome va allenato, ma senza, diciamo, focalizzarcisi come se fosse ciò che ci fa perdere il grasso nella zona addominale, perché ricordiamoci che il dimagrimento localizzato non esiste. Quindi anche se andate a fare 1000 esercizi per l'addome, il vostro addome non apparirà con meno grasso, apparirà con un muscolo ovviamente più spesso, più allenato, ma non con meno adipe. E questo vale per tutti quanti i gruppi muscolari del corpo. Anche l'alimentazione ovviamente gioca un ruolo fondamentale in questa famosa tonificazione, o anzi ormai possiamo chiamarla aumento della massa muscolare, perché se noi non diamo un giusto apporto di nutrienti al nostro corpo, anche il muscolo non va a progredire, così come anche l'adipe non va a diminuire. Quindi il tutto va di pari passo. Non mi piace dare più importanza all'allenamento o più importanza all'alimentazione, perché sono del parere che entrambe si completino l'una con l'altra. È ovvio che se noi seguiamo la dieta ma non spingiamo in allenamento, il muscolo non progredisce, però allo stesso tempo, anche se spingiamo in allenamento ma non abbiamo un corretto apporto di nutrienti con una dieta personalizzata, allo stesso modo il nostro muscolo non progredirà. Quindi io direi che l'importanza che gli diamo è di un 50 e 50. Quindi l'allenamento dovrà avere anche questo degli stimoli che siano ottimali, sia a livello di esercizi, sia a livello di tecnica, sia a livello di tempi di recupero, sia ovviamente in termini di intensità che ci mettiamo, perché ricordiamoci che un allenamento può essere perfetto, può essere personalizzato, può essere scritto dal miglior coach del mondo, ma se voi non ci mettete la giusta intensità, è un allenamento che vale veramente poco. Perché anche qua, dogma da togliere, diciamo, è quello che le donne non debbano caricare con i pesi, ma di questo magari ne parleremo meglio in un altro video. Anzi, se volete un video di cui vi parlo meglio del discorso donne e pesi, magari lasciatemelo scritto qua sotto nei commenti, perché potrebbe essere magari un prossimo video che potrei portare qua sul canale. Quindi appunto anche l'allenamento deve avere la sua intensità, e per farlo è necessario utilizzare dei carichi adeguati, che ovviamente variano da persona a persona, variano dall'esercizio che si sta facendo, dal gruppo muscolare che si sta allenando, da quante serie, quante ripetizioni, che tempi di recupero abbiamo. Però dobbiamo utilizzare dei giusti carichi che ci permettano di arrivare a fine allenamento che veramente abbiamo dato il massimo, e non di arrivare a fine allenamento e sentirsi fresche come una rosa e soddisfatte di essere arrivate alla fine senza aver versato una goccia, perché in realtà questo non è sinonimo di ottimo allenamento, anzi il contrario. Magari non riuscire quasi a terminare l'allenamento, o comunque arrivare alla fine molto stanche e in maniera molto difficoltosa, è sintomo che avete dato veramente il massimo. Quindi non si diventa grosse con l'allenamento, ma si diventa grosse mangiando in maniera eccessiva. Quello che solitamente vi fa risultare più robuste, più grosse, chiamiamolo come vogliamo, non è appunto il muscolo, ma è nel 99% dei casi l'adipe. Poi ovviamente ci sono persone che tendono a mettere un muscolo in una determinata parte del corpo o in un'altra, però sta di fatto che ciò che solitamente ci rende più grossi è appunto l'adipe e non il muscolo stesso. Basta vedere anche atlete, ok, di categorie di bodybuilding più piccoline, ok, quindi come possono essere per esempio le bikini, che in realtà viste dal vivo, non viste in foto, perché in foto rendono in tutt'altro modo, viste dal vivo ci rendiamo conto che sono veramente molto molto piccole, eppure spingono sotto con i pesi, si allenano 6 volte a settimana, 5 volte a settimana, si impegnano veramente molto, ma sono veramente piccole a livello muscolare. E togliendo tutto l'adipe che hanno comunque sul corpo, arrivando in gara in condizioni estreme, notiamo quanto realmente siano appunto magre e toniche. Quindi, tornando a noi, che cosa ci serve per rendere questo muscolo più tonico, per aumentare appunto la nostra massa muscolare? Sarà necessario svolgere un corretto allenamento che sia studiato su di voi, seguire un'alimentazione, anche questa che sia personalizzata e abbinata all'allenamento che state seguendo. Nessun integratore magico, nessuna dieta drastica, nessuna dieta che vi fa togliere carboidrati, nessun allenamento anche che vada oltre alle vostre possibilità o alle vostre capacità, ma un allenamento personalizzato e che comunque sia studiato anche su tempo che avete a disposizione, quanto tempo volete dedicare all'allenamento, che è comunque una componente fondamentale, perché non tutti siamo atleti, ok? E quindi non tutti abbiamo lo stesso tempo o vogliamo dedicare lo stesso tempo a un allenamento. Quindi serviranno semplicemente
queste due componenti, dieta e allenamento, che ci serviranno per ottenere un corpo tonico e aumentare la nostra massa magra senza paura. Quindi ragazze, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i link per contattarci per iniziare la vostra trasformazione con noi. Io mi occupo delle ragazze mentre Gianmarco, il mio compagno, si occupa dei ragazzi, e ci vediamo in un prossimo video.